Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Come sapete, ormai affronto nei video problematiche che si pongono durante l'attività clinica, durante l'attività medica. Proprio l'altro giorno un paziente che ha iniziato da poco la TRT, la terapia di rimpiazzo del testosterone con la terapia iniettiva, col testosterone innalzato, mi scrive perché dice inizio a sentire i primi segni della ginecomastia. Ecco, allora, una distinzione. Al di là che chiaramente tutti i sintomi vanno interpretati, perché come sapete, ormai chi mi segue, il testosterone viene poi aromatizzato nel nostro corpo in estrogeno, in 17-beta-estradiolo, che è quello che cerchiamo poi nelle analisi, e ridotto a DHT. Il 17-beta-estradiolo è un estrogeno che quindi ha sicuramente degli effetti positivi su tanti aspetti, è cardioprotettivo, neuroprotettivo sulla libido, ma non deve raggiungere dei valori eccessivamente alti, al di sopra più o meno degli 80 picogrammi millilitro, e poi è tutto molto soggettivo. C'è la persona che non ha nessun tipo di problema né locale né di tipo sistemico con ritenzione idrica, aumento della pressione, quindi in teoria non ha neanche bisogno di dosare gli estrogeni in maniera così continuativa, come la persona molto sensibile per una, chiamiamola, iperattività recettoriale. Ognuno di noi ha una sua farmacogenetica e quindi risente molto prima di un aumento degli estrogeni. Dobbiamo però specificare che la ginecomastia in sé per sé è proprio un'iperplasia della ghiandola mammaria, e quindi vi è proprio un ingrossamento del seno, diciamo, molto visibile anche a occhio nudo, anche dalla persona non esperta, e che viene poi confermata dall'ecografia. Quello però di cui volevo parlare oggi è questa condizione invece di ipersensibilità recettoriale, spesso nell'areola del capezzolo, che inizialmente può essere, diciamo, iperstimolata, quindi presentarsi un po' gonfia e un po' arrossata. Ecco, questa non è la ginecomastia, è una risposta iperattiva alla presenza di estrogeni, in questo caso, che stanno ad aumentare, e tende di solito a rientrare nell'arco di un paio di mesi senza neanche dover fare interventi, come sappiamo, correttivi, o modulando la terapia o splittando il farmaco, o entrare a gamba tesa con antiestrogeni locali come ad esempio il Norvadex e il tamoxifene. Quindi distinguiamo questi due grossi capitoli di ginecomastia o di una ipersensibilità dell'areola. Ricordiamoci che queste condizioni avvengono anche naturalmente durante la vita dell'uomo. Ad esempio, appena si nasce, il neonato spesso presenta una pseudoginecomastia perché nel suo sangue sono in circolo ormoni femminili, ormoni materni, e essenzialmente gli ormoni che determinano l'iperplasia della ghiandola mammaria o l'ipersensibilità a livello areolare sono essenzialmente gli estrogeni, la prolattina e il progesterone. Chiaramente in quel momento il sangue del neonato contiene estrogeni, prolattina e progesterone della mamma, che ne ha prodotti in abbondanza durante la gravidanza. Quindi questa è una condizione non voluta che ereditiamo dal sangue materno. Il tutto poi tende a normalizzarsi perché poi vi è una dismissione, un metabolismo di questi ormoni, e l'uomo produce il testosterone. Il testosterone va a inibire l'azione stimolante di questi ormoni. Ecco quindi un significato, un messaggio che voglio mandarvi: questa condizione è in equilibrio. Un aumento di prolattina, estrogeni e progesterone può indurci a una iperplasia, un'iperattività della ghiandola mammaria, ma il contenimento e l'ottimizzazione del testosterone spesso fa proprio da redine, da freno a mano di questa condizione. Un'altra condizione in cui, un'altra situazione della nostra vita in cui si verifica questa pseudoiperplasia è durante l'adolescenza. Anche qui la tempesta ormonale, l'aumento di testosterone ma anche di alcuni ormoni, tra l'altro anche di estrogeni, possono, ecco, talvolta prevaricare il freno dominante del testosterone e dare questo accenno di ginecomastia adolescenziale. E poi nella terza fase della vita, nell'età più anziana, sappiamo che andiamo in dominanza estrogenica, aumentano le attività aromatasiche, quasi nessuno di noi fa una terapia ormonale sostitutiva per ottimizzare il proprio testosterone, per cui poi l'anziano, abbandonato a se stesso, non sottoposto a trattamenti ormonali come invece fortunatamente fa la donna col proprio ginecologo, va in dominanza estrogenica, e quindi vi è anche in questo caso poi la presenza di una ginecomastia spesso evidente, da non nascondere, dico anche questo, da non confondere, chiedo scusa, anche con la lipomastia, condizione in cui vi è una tale obesità dove vi è anche un accumulo di tessuto adiposo a livello sovramammario. Senza dimenticarci che nell'obesità aumentano le attività aromatasiche, e quindi nella persona obesa e anziana la presenza talvolta di un seno, proprio di una mammella evidente, può essere legata alla lipomastia e alla ginecomastia.
Bene, con questo vi lascio, vi saluto. Ricordiamoci quindi che questa ipersensibilità iniziale in TRT può essere legata solamente a una condizione di assestamento ormonale che spesso non richiede nessun tipo di intervento, ma ebbene, chiaramente io a 6-8 settimane dall'inizio in un paziente naif e vergine con la terapia iniettiva, comunque faccio fare sempre delle analisi di controllo per vedere la risposta dell'ematocrito e la risposta della nostra aromatizzazione. Con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video, auguro a tutti una buona giornata.